Questa vicino a me sembra la più comune delle biciclette, forse tecnicamente lo è anche. Non ha i freni a disco, non ha le sospensioni, non ha nessun aiuto tecnologico di sorta. Eppure, con questa bici, un ragazzo di 27 anni ci è andato in vacanza, pedalando, andata e ritorno, fino a Barcellona. È lui, John Biagini, giovane originario di Chiesino Zenese, che è riuscito nell'impresa. 18 giorni in solitaria, dalla Val di Nievole fino alla Catalogna, rientrando sempre con la bici, passando dalla Sardegna, dopo averla attraversata da nord a sud. Mi ha spinto la passione per la bicicletta, per l'avventura, e poi volevo fare una cosa un pochino particolare. Quanto ci hai messo a pianificarla, a progettarla? No, a pianificarla è stato velocissimo. In un giorno mi sono messo davanti al computer con Google Maps. Ho guardato la cartina, quanto ci poteva volere per arrivare a Barcellona, ma perché guardando Google Maps mi è venuto in mente di vediamo un posto sul mare carino. E ho visto Barcellona e poi dopo mi sono messo su Booking a fissare l'ostel e io in un giorno ho fatto tutto. Una vacanza d'altri tempi, senza coincidenza al gate o code al casello autostradale a cui pensare. Un viaggio nel vero senso della parola. È mai mancato il fiato? Ha detto io ora mi fermo qui, non vado più avanti, non ce la faccio più. No, sinceramente no, perché tanto senti, nell'arco di 24 ore, non avendo orari da rispettare né con gli ostelli né con gli alberghi, nell'arco di 24 ore, qualora avessi avuto un attimino di difficoltà, mi fermo in un barrettino, mangio un panino, bevo un'estate e riparto. Che problemi non avevo paura ad averli e non ho avuti. Ma ci vuole un fisio particolare per fare il tuo viaggio? Mio va bene, perché ce l'ho fatta. No, io uso molto la bicicletta anche quando sono a casa. Fo sempre una trentina, 40 km al giorno, anche solo per fare casa-lavoro. Più che altro uno deve avere pazienza, lo deve fare volentieri, con piacere. Se si diverte, le cose divertenti non stancano. Quella portata a termine da John potrebbe non essere la sua ultima vacanza in sella. La prossima meta però potrebbe essere ancora più ardita. Il mio sogno sarebbe un giorno, però di sicuro non posso farlo a breve perché ho 18 giorni di ferie l'anno e lì mi ci vorrebbe 2 mesi, e fare un viaggio tipo fino a Capo Nord o comunque qualcosa di molto più impegnativo, sempre con la bici, sì. E sì che l'anno prossimo vediamo, se mi viene in mente qualcosa di divertente, bene, se no prenderò l'aereo, magari imparerò a guidarlo nel frattempo.